Benvenuto, meravigliarmi ma non tanto della vostra presenza, perché quando c'è un argomento importante, i cittadini di Latoria sanno che è importante partecipare. Io dovrei dire pochissime cose, però la prima cosa che voglio fare è ringraziare l'ufficio di piano, ma lo voglio ringraziare dicendo il nome di ciascuno di loro. Allora io vorrei dire che questo piano è stato elaborato dal settore pianificazione e controllo del territorio, diretto da Giuliano Castelletti, ingegneri del Giacimento di Cristiano Catiloro, da Salvatore Napolitano, ed è composto da Salvatore Arnone, Aurelio Bellebuono, Domenico Iodice, Pasquale Mercurio e Pasquale Orefice, Luigi Abruzzese, Paolo Iodio, la Suburbia Mote, Michele Moffa, Paolo Sacco, Maria Emma Porto, Claudio Giuseppini, Antonella Mazzotti, Giovanni De Falco, Francesco Cristiano, Francesca Vitabile, Giovanni De Nicola, Francesco Fulvio, Filomena Fusco, Giuseppe Schiavone, Bianca Tenente, Emilia Silvati, Pasquale Volpe, il quale singolarmente per il mio presidente una. Arrivando ai giorni nostri, nel 2006-2008 c'è l'ingegnere Piemontese. Voglio ricordare che l'ufficio di piano, con tutti questi ragazzi, con tutti i dipendenti, con il nostro architetto capo, hanno speso circa 70.000 euro per dare qualcosa in più, qualcosa in meno, per dare questo prodotto. Voglio ricordare che all'architetto piemontese è stato restituito circa 480 milioni di euro. E per voi come fossero migliori rispetto ai 70 milioni. Una cosa importante che a me è piaciuta tantissimo, che io ho sempre chiesto al dirigente, all'architetto, che mi faccia capire che differenza c'è tra il vecchio piano regolatore l'attuale pubblico, perché altrimenti è inutile che ci uccidiamo di lavoro per una cosa che non serve. Ebbene, il piano regolatore non è altro che una rigida divisione del nostro territorio, divisa in zone, e ricordate c'era una B, una A, una C, una F, tutto. Mentre il PUC è uno strumento elastico, è uno strumento sempre rivedibile, quindi mi piace dire che è in progress, ma la cosa che a me piace, e lo dico spesso, è un file aperto. Un file aperto perché il PUC ancora deve essere iniziato. Adesso è stato lanciato, ma noi aspettiamo tutte le proposte, tutte le critiche, tutte le cose migliorative dei cittadini. E io lo dividerei molto da chi vuole far passare questo PUC come un PUC che vuole cementificare la storia. Perché noi passiamo da circa 3 metri quadri ad abitanti, passiamo a 30, circa 30 metri quadri per abitanti. Ma una cosa importante, io non sono un tecnico, quindi il punto non è che
la rassegna urbanistica regionale organizzata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica che si svolgerà a Salerno il 26 ottobre e Catroia sarà presente il 20 ottobre e a Salerno la storia c'è. Catroia c'è con 10 pannelli in mostra che saranno spiegati sia dall'architetto che dal loro compilatore. E credo che per loro giovani è